Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. E buongiorno a Francesco Lollobrigida di Fratelli d'Italia. Buongiorno. Oggi siamo qui perché lei sostiene di avere un superpotere unico nel suo genere. Beh, io leggo nella nostra Costituzione. Quindi lei pensa di avere una vista a raggi X e può vedere attraverso la Costituzione? Beh, non è che penso, è una certezza. Per farla breve, la Costituzione è stata scritta, qualcuno l'ha manomessa scrivendoci sopra, quindi gli articoli che noi oggi conosciamo non sono gli articoli originali. Beh, no. Quindi lei è sicuro che i fogli originali della Costituzione hanno mantenuto le cose che vi sono scritte al loro interno? Quindi il nuovo documento della Costituzione è da scrivere? E c'è scritto già. Mi faccio allora un esempio pratico, analizziamo un articolo. Comma 2 dell'articolo 1, la sovranità appartiene al popolo. Mentre nella vera Costituzione sarebbe? La sovranità appartiene al popolo e ad altri. E chi sarebbero questi altri? Il centrodestra? È proprio il centrodestra. Mi faccia un altro esempio. Sempre articolo 1 della Costituzione, comma 1. L'articolo, la Repubblica Italiana è una Repubblica fondata sulla Russia. Ma com'è possibile che i padri costituenti abbiano scritto queste cose? Nell'articolo 12 delle disposizioni transitorie finali non c'è. Beh, no. Questo articolo dice che è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Ecco, perché l'avete omesso? Vi siete dimenticati? In realtà non serve a nessuno. Serve ad evitare una dittatura in Italia. In Italia non c'è stata. Beh. Finito qua, Un applauso ad Alessio Marsilli!